Bentornati ragazzi sul canale di Minau. E continuiamo il gameplay di Doom. Allora, dobbiamo distruggere gli altri due filtri Vega 2. Vega è un acronimo, sebbene il significato esatto non sia mai stato rilevato da Aiden o dalla WAC. Una volta abbazzata, si decise di assegnarle una personalità all'IA, rendere le interazioni più piacevoli. Ha assegnato un sesso maschile, un'età virtuale 50 anni e un registro linguistico colloquiale. Pertanto parlare con Vega era assicurante e gradevole. Gli studenti devono porre una serie di domande a Vega. Devi fermarti. Senza i filtri, l'energia infernale è inutilizzabile. Attenzione, ciò che stai distruggendo è ben più prezioso di quanto tu possa immaginare. È una risorsa d'energia illimitata e semplicemente perfetta. Ma scusa, mi sta dicendo che sto sbagliando? Ma sarà lui che mi ha detto? Non ho capito. Prima mi dice che dobbiamo fermare la pazza e poi mi dice che ci sbagliamo. Questa non l'ho capito. Qualcosa nell'aria. Lo sento. Attenzione, contaminazione energetica a livelli critici. Abbiamo passato decenni a perfezionare la scienza per l'umanità. Abbiamo bilanciato la loro energia infernale con la nostra scienza, rendendola utilizzabile e sicura. Abbiamo risolto una crisi energetica mondiale che nessuno avrebbe potuto risolvere. Funziona! Non puoi fare questo! Allora anche Aiden sta dalla parte di quella. Non sto capendo. Ricordate? Consiglio dei nove veglia sempre su di voi. Ma questo sarà Vega? La tua fede vacilla, ti dà qui tanto tutte le altre. Vega? Berserker, vai! E un lampo ha ucciso i più forti. Grande. Ottimo.
armato di pistola distrugge 30 banini. Proviamo, dai. Comunque dicevo, prossimamente, tra qualche settimana, penso la prossima, comincerò anche il gameplay di Gears of War 4. 30? Aspetta, aspetta. Oh. Riproviamo. Vai. Minchia, uno me ne manca. Ok, prima sfida vinta. L'altra. L'altra l'avevamo persa. E va bene così. L'altra era la prima. La precedente, quella di uccidere i mostri. I demoni. Dai, dai. Dai. Sfide runiche. Nella sezione rune. Ok. Ah, e quindi vinciamo delle rune con queste sfide. Rastornato e confuso, aumenta il tempo di stordimento dei demoni. Vabbè. 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 Ricordate, il consiglio dei 9 veglia sempre su voi.
Se vuoi fermare la nostra produzione energetica, allora ti basterà distruggere quest'ultimo filtro e l'energia Argent non esisterà più in questo sistema solare. Torneremo al punto di partenza. Di cosa hai appena fatto? Olivia è ancora viva? Rilevo i suoi segni vitali nella torre Argent. Ha rimosso uno degli accumulatori dalla base della torre. Ha una traccia energetica unica che possiamo seguire. Beh, ci siamo allora. Non c'è nient'altro da fare. Cilia Olivia Pierce. Ok, livello finito. Ora andiamo a uccidere Olivia Pierce. Torre Argent. Contro il volere di Samuel Hayden, hai fermato la produzione dell'energia Argent. E ritardato l'apertura del portale infernale. Determinata a portare le armate infernali in questa dimensione, Olivia Pierce ha portato un accumulatore in cima alla torre Argent, dove intende utilizzarlo per aprire uno squarcio transdimensionale, creando un portale per il loro mondo. Questo non deve succedere. Devi uccidere Olivia Pierce. Ok. Prima di iniziare questo livello, abbiamo ancora dei minuti. Dobbiamo potenziarci. Torre Argent. I principali punti d'accesso alla torre sono andati distrutti nell'esplosione. Il condotto è danneggiato, ma ancora funzionante. Ci sono degli stivali a propulsione nell'hangar di manutenzione. Potrai usarli per attraversare il condotto. Ci devo vedere. Allora, potenziamenti dell'armatura 2. Riguarda invece le armi, abbiamo 7 punti. Vediamo, allora. L'unica che posso utilizzare è questa qua, per forza. Cioè, che posso potenziare in teoria.
presenza dei mostri oltre i livelli di guardia. Blocco attivato. Quello cos'è? Demone eco dei mitra. Abbiamo trovato un nuovo tipo di demone. Presenza dei mostri oltre i livelli di guardia. Blocco attivato. Presenza dei mostri oltre i livelli di guardia. Blocco attivato. Oh, qui c'è un'altra runa. Abbiamo trovato un'altra runa. Presenza del mondo, oltre i punti di guardia, blocco attivato. Thank you.
Presenza demoniaca eliminata. Blocco annullato. Great. Completata nel 2127, seguendo il prototipo sviluppato dal team di ricerca di Sam Hayden, la torre Argent, anche nota come induttore Argent, è il coronamento dei nostri sforzi. Dei jetpack. Energia abbandonati. Doppio salto. Premi due volte A per attivare il doppio salto. Com'è che... l'evocatore. Uno scaltro avversario è un'unità utilizzata prevalentemente alla difesa. Mentre l'orda demoniaca punta a travolgere il nemico, l'evocatore cerca lo scontro prolungato, aprendo squarci sull'inferno e chiamando rinforzi. Cavaliere infernale. Poi chi era l'altro? Revenant. Revenant sono soldati del WAC metodicamente trasformati in combattenti demoniaci. Impiantano una multiple launch rocket battery. Ingegnere posseduto. Una bombola nel petto. Distruttore infernale. Guardia costante. Completata nel 2127, seguendo il prototipo sviluppato dal team di ricerca di Sam Hayden. Però sono molto più pesanti. Quindi great. Ah, scusa. Diceva di andare di là. Come cazzo funzionano sti? Mezz'aria premi A. Completata nel 2127, seguendo il prototipo sviluppato. Ah, scusate un attimo. Non possiamo tornare indietro qua.
siamo. Tantino scivolato. Tardi, si nascondono. Ed eccoci nella torre Argent. Olivia, che bella. Ah, ha con sé un accumulatore Argent. Lo userà per aprire manualmente un portale per gli inferi. Si vede che. Sebbene la torre Argent non sia operativa, il collegamento con la loro dimensione è ancora attivo. Corriamo grossi rischi, dottor Hayden. È molto debole. Possiamo. Salve e benvenuto alla UAC, creatrice del sistema di controllo energetico a marchio registrato Argent, sviluppato dalla dottoressa Olivia Pierce. Siamo l'unica azienda in possesso di tale tecnologia in grado di convertire pura energia infernale in energia Argent.
porca puttana, che macchia. Vabbè ragazzi, il video si conclude qui. Commentate, mettete vi piace se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo gameplay.